Salve ragazzi e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Parliamo di New World, quindi questo video andrà nella playlist di New World. Manca poco, pochissimo al lancio, meno di 24 ore e sono bello pronto ed emozionato. Ogni volta che parte un nuovo MMORPG che ho voglia di giocare è sempre una bellissima sensazione ed è incredibile come questo non cambi mai anche dopo 20 anni. È veramente incredibile, quindi i primissimi giorni sono sempre una figata. Certo, a volte ci sono un sacco di problemi tecnici, server, code e quant'altro, però è bello partire tutti allo stesso piano, fare un po' di gara a chi arriva primo, al cap, almeno per me, insomma, questa è una delle cose più interessanti, e vedere come si evolve la situazione. Inoltre questo è un gioco comunque particolare, abbastanza sandbox rispetto agli MMO classici e secondo me ha del potenziale. Comunque ho fatto vari video sulla playlist di New World. In questo video vorrei dirvi dove giocherò, anche se non è ancora chiaro al 100%. Lo saprete con assoluta certezza in realtà fra un paio di giorni, quando farò il video come è andato il primo giorno di New World o qualcosa del genere. E soprattutto vorrei dirvi come giocherò questo primo giorno, i primi due giorni, quale sarà, insomma, le mie armi che userò, quale sarà, come vorrò affrontare, insomma, i primissimi giorni, le primissime ore di gioco. Ed eventualmente, se volete, scrivetemi sotto nei commenti se comincerete anche voi proprio il 28 domani, quale sarà la vostra idea di inizio e eventualmente, se lo vedete dopo questo video, come avete affrontato i primissimi momenti di New World. Bene, allora, io ho ricontattato anche un mio vecchio gruppo di amici online, persone che sostanzialmente non ho mai visto, però ci gioco da più di 15 anni, quindi sono super veterani del gaming, multiplayer soprattutto, e mi trovo molto bene a giocare con loro. Poi io li abbandono per 6 mesi, non mi faccio più sentire, poi quando c'è un nuovo gioco multiplayer da gruppo li ricontatto, però non è mai un problema. Ho ricontattato loro, gli ho detto, beh, quindi dove giocate? Quindi dove giochiamo? E il server sarà quello italiano, questo è stato scelto. Però la fazione è ancora un po' un mistero, lo scoprirò in realtà stasera, ma questo video voglio farlo uscire stasera e quindi non si può sapere. Eventualmente per la sicurezza, appunto, lo saprete fra un paio di giorni. Probabilmente vorranno scegliere la fazione viola, quella dei Syndicate, che tra l'altro è forse anche una delle più sovrappopolate. Comunque io mi adeguo ovviamente a quello che si sono già organizzati, messi d'accordo loro, per me non fa nessuna differenza. Io voglio fare solo PvP e un po' di farming sfrenato. Quindi dove si va, a me non cambia moltissimo. Quindi questa è l'idea, però potrebbe anche cambiare, anche perché quelli di New World stesso hanno detto che forse ci sono più italiani del previsto, forse vogliono mettere anche un altro server, quindi tutto potrebbe cambiare in queste ultime 24 ore, effettivamente. Però in linea di massima dovrebbe essere questa, Viola Syndicate server italiano. Quello che vorrò fare invece nelle primissime ore è partire de botto subito, sempre che non ci saranno mille code, mille problemi, quindi domani mattina alle 8, e giocare tipo tutto il giorno. E vorrò immediatamente portarmi avanti con le crafting skill e ancora meglio con le gathering skill, quindi portare il gathering skill a 50, 75 o addirittura 100 se riesco, perché saranno comunque fondamentali per tutto il proseguo dello sviluppo del personaggio e anche per l'endgame. Il cap è 200, giusto per intenderci. Però averle subito a 50 almeno è molto importante, anche perché la main quest ci sono degli step in cui viene richiesto gatherare qualcosa, che ha bisogno di 30 o 50 di gathering, e craftare anche qualcos'altro. Quindi voglio essere subito pronto. Inoltre, come già vi ho detto nelle 2-3 guide che ho fatto sulla playlist, craftare e gatherare comunque porta parecchia XP, quasi quanto, se non di più, che farmare mob a caso o anche fare quest secondarie. Quindi il mio focus è fare la main quest, rimanere sempre a livello della main quest perché è fondamentale, vi sblocca un sacco di meccaniche, campfire, staffa di Azoth, chiavi per i dungeon, eccetera eccetera. Quindi la main quest si fa come primissima priorità. E poi voglio affiancarci il gathering per avere subito appunto le gathering skill alte, e se riesco anche a lucrare
sul mercato, diciamo sull'asta, sul trading post, nei primissimi giorni, perché nei primissimi giorni potete fare un botto di gold se giocate tanto e sapete cosa vendere e cosa produrre. In particolare i tool, diciamo così, di iron, o ancora meglio quelli di tier 3 di steel, se riuscite ad arrivarci molto velocemente e metterli in vendita entro i primi due giorni, vi assicuro che potete fare un sacco di soldi, perché dei tool tier 3 venduti il primo o il secondo giorno li potete vendere tranquillamente più di 500 gold e la gente se li comprerà tranquilli, perché molti ovviamente non conoscono ancora le meccaniche del gioco, pochi hanno approfondito il gioco prima ancora che uscisse e semplicemente vedranno quei tool e li compreranno, e quindi voi farete un sacco di soldi. Tra l'altro ci sono delle risorse appunto che servono per le prime quest, le prime 15-20 quest della main quest, che potete appunto gatherare e poi anche vendere, perché molti non sapranno dove andarle a prendere e quindi cercheranno nell'asta e quando le vedranno le compreranno anche se costano 100-200 gold. Questi sono i petal cap dei funghi e poi delle river crest, quindi delle piante che crescono vicino ai fiumi. Ne servono 3-3 per una quest, e anche del silver, anche il silver serve per una quest nei primi 15-20 livelli, ecco. Quindi vi sto dando dei tip così a caso. Se alzate le gathering skill e avete e trovate insomma queste risorse, tenetele per voi per la quest, ma vi consiglio di venderle entro i primi 2-3 giorni, perché saranno estremamente richieste e molti le compreranno anche a prezzi molto alti nella trading post nei primissimi giorni. Quindi il mio focus nei primi giorni è livellare un tanto, alzare gathering abbastanza. Mi interessa di meno le skill di combattimento, perché tanto poi quelle verranno col tempo, e cercare di salire più velocemente possibile. Come armi probabilmente utilizzerò la ascia grande e la accetta, perché sono quelle che mi danno più mobility in assoluto, con charge di ascia grande e berserk di ascia di accetta, ecco. Quindi voglio essere molto mobile, voglio alzare le gathering, voglio fare un po' di soldi i primissimi giorni e poi vedere un po' come si assesta la situazione. PvP all'inizio probabilmente lo eviterò, perché insomma, non mi interessa fare PvP proprio nei primi 1-2 giorni, anche se vi ricordo che plagarvi PvP vi dà più 10% di XP, qualsiasi cosa voi facciate, in più potete prendere le faction quest di PvP che pagano di più, sia XP che token che punti fazione, quindi comunque non è stupido girare in PvP. Magari col mio gruppetto, se vogliamo divertirci un po', ci flaghiamo tutti, giriamo in 4-5-6 e vediamo cosa succede. Però se gioco, in momenti in cui giocherò da solo, non mi flaggo, perché potrebbe essere più una perdita di tempo che altro, almeno all'inizio. E tutto qua, volevo dirvi un po' quale sarà il mio inizio nei primi 2-3 giorni. New World mi assorbirà parecchio, soprattutto la prima settimana, però per quelli che vedono il video e non gli interessa New World, lo vedono così per curiosità, cioè il canale non diventerà New World e basta, ovviamente porterò tante cose anche di altro, però certamente dato che giocherò principalmente questo in questi giorni, è probabile che ci saranno un pochino più video su New World, aspettatevelo. Quindi scrivetemi sotto nei commenti quello che pensate, quello che volete, fatemi partecipe, noi ci becchiamo prossimamente per altri video su New World, su questa playlist e per tutto il resto dei videogiochi in generale sul canale. Una buona giornata e statemi bene, ciao ciao!